Infatti, tra l'altro, io voglio ricordare ai nostri radioascoltatori il suo ultimo libro, La dittatura europea, edito da Rizzoli. Senta, un'ultima domanda, ma stiamo assistendo a un'eclisse del cristianesimo? Ah, questo è certo. Questo è certo, e mi sia permesso dire che la colpa è della Chiesa. Questo è evidente, ma da quanti anni, soprattutto i cattolici credenti, naturalmente, quelli cioè che sono più a contatto con i parroci, con i vescovi, se ne lamentano, no? Avrebbero voluto, si aspettavano anzi, che fosse la Chiesa a difendere i cristiani. Invece la Chiesa difende i musulmani e quindi... il problema grosso di questa nostra epoca è che c'è un'eclisse del cristianesimo, ma c'è un'eclisse della civiltà europea che in buona parte si sostiene su valori che sono stati quelli del cristianesimo. Quindi, se noi pensassimo bene, e io lo dico con la morte nel cuore perché amo moltissimo la mia patria e tutto quello che ha la mia patria, compreso il cristianesimo, se noi pensassimo che ci stiamo uccidendo con le nostre mani, o perlomeno con le mani dei nostri governanti, inclusi i vescovi, i cardinali, i papi, io credo che dovremmo prendere le armi e ribellarci, perché nessuno accetta di ammazzarsi. Perché dovremmo accettare di ammazzarci? Con i nostri soldi, con le nostre capacità. Ma perché? Perché ci vogliono indurre al suicidio? La risposta, unica risposta che io riesco a darmi, può darsi che sia sbagliata, è che quei pochi che governano veramente, banchieri, finanzieri, questa gente qua, vogliono una massa uniforme che non abbia caratteristiche, identità, in modo da poterle governare a livello mondiale senza nessuna difficoltà.